sono la vicina che riguarda la gestione del mercato ortofrutticolo. Voi sapete che noi siamo proprietari di questo mercato, adesso è dato in concessione a Udine Mercati, però questa concessione è scaduta ed è in proroga. Quindi stiamo costruendo il nuovo bando per fare la gara. E per oggi in giunta abbiamo deciso quali sono le linee che dobbiamo introdurre in questo bando, ma soprattutto abbiamo anche deciso alcune regole da suggerire, o meglio anche in alcuni casi da imporre a Udine Mercati per quanto riguarda la gestione di questo servizio. Ma sentiamo se sono le vicine che ci spiega meglio questa cosa. Sì, grazie Sindaco. Sì, oggi precisamente l'oggetto della delibera è appunto il servizio di gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, il nuovo affidamento della concessione e quindi anche tutti i vari provvedimenti che riguardano l'operatività e i rapporti con la società di Udine Mercati. Come ha detto il Sindaco, ha già anticipato, la concessione è scaduta, in questo momento è in proroga tecnica nell'attesa appunto di formulare una nuova. E, diciamo che l'amministrazione con questo oggetto comunica, diciamo, in che forma intende rinnovare questa concessione. La scelta era tra tre strade diverse, diciamo, una poteva essere quella dell'in-house, una è quella della gara, quindi con una manifestazione pubblica, e l'altra è diciamo una, sempre una sorta di gara a doppio oggetto, perché i soci della società Udine Mercati non sono tutti quanti pubblici, ma sono in parte privati e quindi devono essere scelti con gara. E l'idea è stata quella di la relazione che accompagna, diciamo, la delibera, che è un atto pubblico, quindi dopo verrà pubblicato su Amministrazione Trasparente, è quella appunto di procedere con una procedura ad evidenza pubblica e naturalmente, chiaramente, prima di decidere in maniera specifica il contenuto del bando, cioè le linee di indirizzo, che valgono ovviamente non fa la giunta, e le linee di indirizzo verranno fissate attraverso delibera del Consiglio Comunale. E qualche notizia riguardo al mercato, secondo me è interessante, perché il mercato si estende su un'area che è quasi di 150.000 metri quadri e di cui, diciamo, 100.000 sono scoperti, 50.000 invece sono coperti, e il prodotto che annualmente viene trattato dal nostro mercato ortofrutticolo, la quantità di prodotti è pari a 650.000 quintali l'anno, di cui praticamente la metà sono rappresentati da ortaggi. È un mercato che forse è più grande della regione, e con la speranza che rimanga tale, anzi che si sviluppi ancora di più, e che ha garantito in questi anni, no, di concessione, la concessione vecchia, diciamo, aveva una durata di 20 anni, e un forte rapporto con la realtà, diciamo, dei produttori e anche dei commercianti locali, direi anche in alta qualità, insomma, no? Perché magari c'è una elevata specializzazione, c'è anche una elevata valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli, dei buoni standard, diciamo, igienico-sanitari, ricordo anche, e anche nella gestione degli imballaggi, ricordo che il mercato ha funzionato senza nessun tipo di problematica anche durante tutto il periodo Covid. Quindi durante il periodo del Covid il mercato ortofrutticolo è stato in grado di garantire giornalmente derrate alimentari per appunto, i supermercati e i vari negozi, mantenendo sempre un livello appunto igienico-sanitario notevole. Dico anche che il Comune di Udine ha deciso una politica di investimenti forte per quanto riguarda appunto il mercato ortofrutticolo, riconoscendo di questo ruolo centrale all'interno anche della regione, e anche dandogli così si spera la possibilità di affrontare anche di collegarsi ad altri mercati che sono mercati esteri, che possono essere quelli della Slovenia, possono essere quelli dell'Austria e anche addirittura quelli
della Croazia. Quindi c'è un primo pacchetto di investimenti di circa 5 milioni di euro, un primo lotto che verrà terminato, riteniamo, entro la fine del 2024, e poi altri due lotti di lavori per arrivare quindi a un totale di 13 milioni di euro. Gli altri due lotti in totale sono 8 milioni di investimenti per appunto potenziare il mercato stesso, e quindi potenziare anche più che altro la filiera del freddo, no? Quindi creare nuovi locali refrigerati sia per la media che per la grande distribuzione. E questi dovrebbero essere, questi lavori sono nell'arco del prossimo triennio, forse insomma se non sono stato triennio, insomma del prossimo triennio. Allora, il documento che è stato portato oggi è appunto un documento in cui mettiamo in evidenza il perché della scelta della gara per l'evidenza pubblica rispetto agli altri fondi possibili, che hanno avuto prima dell'in-house o della creazione di una società mista con il proprio oggetto, e anche il contenuto di quello che è il piano economico finanziario, un piano economico finanziario che è stato redatto per i prossimi 5 anni, visto che si ritiene che diciamo il primo lotto di investimenti dia appunto i suoi risultati entro questi termini, e in modo tale più o meno le previsioni che questo diciamo questi nuovi investimenti, questo piano economico finanziario, praticamente c'è l'evidenza di circa insomma, un canone che può superare circa il milione di euro. Quindi oltre a questo, naturalmente la delibera, come ha detto giustamente il sindaco, oggi abbiamo anche fissato diciamo, dei paletti, che sono paletti per cui la norma ci chiede di fissare, che riguardano sono più che altro obiettivi di contenimento delle spese, quindi contenimento che riguarda le spese del personale, che in questo caso non potranno essere superiori a 85.000 euro per il 2022, ed in particolare il rapporto tra diciamo, riguardanti i costi, no, rispetto al valore della produzione, che non potrà superare il 65%. Quindi adesso la relazione è stata approvata appunto in giunta, come dicevo prima, verrà pubblicata sull'amministrazione trasparente, e poi procederemo appunto con la redazione delle linee di indirizzo in una maniera specifica del bando e attraverso il passaggio in consiglio comunale. L'idea è quella di arrivare comunque ad un bando fatto entro la fine dell'anno. E adesso parliamo di personale sempre carente, nel senso che tra pensionamenti, tra trasferimenti, perché lì qualcuno vince concorsi, abbiamo sempre l'esigenza di personale. Oggi abbiamo approvato l'ottava integrazione al piano triennale del fabbisogno di personale del comune, ma sentiamo quali sono le novità dell'assessore Cimolotto. Sì. Ottava, 8 mesi dell'anno, ottava modifica, però così ecco che ha detto il signor sindaco, dobbiamo procedere sollecitamente a ricostituire la dotazione organica a seguito di cessazioni. C'è stato un dipendente che si è dimesso al servizio delle entrate, lo sostituiamo nelle more dell'espletamento del concorso pubblico e un C, capace a C, con un'assunzione di un personale somministrato, un interinale, da qui alla fine dell'anno. E poi come amministrazione ricordo che abbiamo diritto all'avviso della Regione di un concorso unico e abbiamo chiesto 35 posti per la fascia C. Speriamo che questo concorso la Regione lo bandisca al più presto, perché abbiamo estrema necessità di personale di fascia C. Poi invece per quanto riguarda l'integrazione per il personale a tempo indeterminato, avremo due esecutori, due categorie B, uno per l'ufficio manutenzioni e uno per i servizi cimiteriali. Poi avremo un C, un istruttore educativo, per il potenziamento del personale che opera per i servizi per la prima infanzia, e poi abbiamo deciso di trasformare un dirigente da articolo 110 a dirigente assunto a tempo indeterminato attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso di dirigente tecnico che si è appena concluso. Quindi assumeremo anche la persona che è arrivata seconda in questa graduatoria. Questo ci consente di portare a 13 più 1 dirigente di ambito, numero complessivo dei dirigenti dell'amministrazione cittadina, riducendo il numero che abbiamo trovato dei dirigenti che abbiamo trovato all'inizio del nostro mandato. Però ogni precisazione la darò dopo, perché oggi c'è tanta carta un po'. E devi dire anche, scusa se ti interrompo, che abbiamo due dipendenti ad
andato in pensione che continuano a svolgere gratuitamente la loro professionalità a favore del comune. Puoi comunicare che sono? Sono il dottor Giuseppe Muscio, che prosegue il suo incarico come referente dell'archivio Desio, e quindi in diretto contatto con la figlia Mariella Desio e poi con tutto il mondo del locale, che è sempre più interessato a conoscere questo giacimento di informazioni scientifiche straordinario che ci ha lasciato Ardito Desio. E poi c'è l'architetto Della Mea, che è Ennio Della Mea, che continuerà ad operare gratuitamente presso il servizio degli espropri, anche qui con delle modalità che verranno definite d'intesa con il dirigente del servizio. Oggi abbiamo fatto il punto anche del tavolo che si sta preparando per le mense scolastiche. È un settore molto delicato e abbiamo già autorizzato un aumento di spesa molto molto ingente. Stiamo parlando di 300.000 euro in più rispetto a quanto già pagavamo per questo servizio. Oggi l'assessore Maglioni ha portato gli elementi in giunta che costituiscono questo nuovo bando che gli uffici stanno preparando. Grazie Sindaco. Sì, questa, oggi abbiamo trovato l'indirizzo per quanto riguarda la nuova gara d'appalto finalizzata al servizio di ristorazione scolastica a partire dai due nidi di infanzia a gestione diretta, le 18 scuole dell'infanzia comunale, 22 scuole primarie comunali, 4 scuole secondarie di primo grado e anche tutti i centri ricreativi estivi. I numeri sono davvero importanti, e basti pensare che ogni giorno circa 3.500 bambini e ragazze ricevono appunto il pasto nelle nostre mense scolastiche e si producono anche circa 700.000 pasti all'anno. Quindi numeri importanti, un servizio molto delicato, molto importante per le famiglie, per i bambini, con importanti funzioni sociali quindi ed educative, perché la ristorazione scolastica naturalmente fa parte anche della proposta formativa della scuola e ha un'importanza dal punto di vista nutrizionale e alimentare. Quindi i punti essenziali sono questi. Beh, innanzitutto il prossimo bando seguirà tutta la normativa europea, nazionale e regionale. Per quanto riguarda poi la normativa nazionale, si fa riferimento in particolare ai criteri ambientali minimi che risalgono al 2020, alle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica e anche alle linee regionali che risalgono al 2021, sono più recenti, e poi importante anche la legge regionale 15 del 2000 che punta a valorizzare i prodotti di agricoltura biologica sociale, i prodotti tipici e tradizionali, POP, IGP del nostro territorio. Quindi, per quanto riguarda gli indirizzi del nuovo servizio di ristorazione, si punterà moltissimo al rafforzamento degli elementi della qualità del pasto e del servizio. Questo è un punto preminente. Importanti saranno anche i controlli e tutte le iniziative rivolte all'educazione alimentare e anche alla riduzione degli sprechi. Quindi davvero diciamo degli indirizzi innovativi, anche dal punto di vista che riguardano anche l'obbligo di fornire alcuni alimenti al 100% biologici oppure al 100% biologici o di produzione locale e l'obbligo di fornire anche alcuni prodotti al 100% DOP, IGP. Poi ci sono anche tutti i criteri premiali volti anche a valorizzare quella che è l'agricoltura locale e l'agricoltura sociale. Si cercherà di ridurre proprio o di al minimo o di evitare assolutamente imprevisti e criticità. Il servizio dovrà vedere un menù che seguirà la stagionalità ma anche con una maggiore ciclicità e ci sarà un particolare riguardo alle diete speciali
che dovranno essere il più possibile aderenti alla dieta ordinaria. In questo caso già quest'anno è stato fatto un lavoro ingente e si è tenuta anche conto delle richieste appunto della commissione mensa. Sarà garantito chiaramente anche il sistema di controlli e quindi il personale del comune avrà l'ausilio del tecnologo e della commissione mensa. Oltretutto si informatizzeranno tutti i documenti. Come dicevo, molte iniziative promuoveranno anche la sana e equilibrata alimentazione e anche il contrasto agli sprechi alimentari. Diciamo, le manutenzioni ordinarie dei locali e degli impianti e dei vari servizi saranno apposti a carico delle ditte appaltatrici. Ci saranno. Grazie assessore. Adesso parliamo di maratonina, la mezza maratona che si tiene ormai da tanti anni qui in città a Udine. Oggi l'assessore Falcone ha portato la proposta in giunta, che è stata approvata, di dare un contributo triennale per 3 anni agli organizzatori della maratonina affinché organizzino nel miglior modo possibile questo importante appuntamento anche per la città di Udine. Grazie Sindaco. Allora, l'Associazione Maratonina Città di Udine ci ha presentato appunto un progetto triennale mirato appunto sulla nostra città, che comprende non solo la competizione diciamo internazionale Maratonina Internazionale Città di Udine, ma una serie di attività collaterali che ravviveranno queste giornate sportive. Quindi ci sarà il campionato assoluto delle società di mezza maratona, la Straudine, la gara non competitiva dedicata ai bambini, poi ci sarà la corsa con i cani, la salita al castello e altre iniziative che andranno a arricchire questo evento. Appunto, le date di interesse saranno gli anni del 2022, 2023, 2024 e con oggi appunto abbiamo deliberato un contributo di 25.000 euro per ogni anno, per un totale di 75.000 euro per il triennio, ricordando appunto che la maratonina è un'attività, è una gara che rappresenta il nostro territorio da sempre ed è una del contributo nel panorama delle gare podistiche, una delle più rilevanti. Grazie assessore, adesso parliamo di altri interventi. Il vice sindaco Michelini ha portato in giunta la delibera per sostituire gli infissi alla scuola media Bella Vittis. Sentiamo quanto costa questa sostituzione di tutti gli infissi. Sì, buongiorno, grazie sindaco. Abbiamo deliberato oggi nell'ambito di tanti lavori di riqualificazione energetica che stiamo portando avanti in città, anche la sostituzione completa di tutti i serramenti molto datati, sui quali più volte erano intervenute i professori, diciamo, il corpo insegnante della Bella Vittis, con la scuola media del quartiere est. Sono 39 infissi in alluminio che purtroppo avevano problemi enormi e che verranno sostituiti a breve, ad agosto o comunque nei primi di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico. Sono 170.000 euro come quadro economico, di cui 123.000 euro di lavori, però sono fondi che noi abbiamo chiesto al Ministero e ce li hanno mandati in forma di PNRR, quindi sostanzialmente sono fondi pubblici, sono fondi ministeriali che noi operiamo per riqualificare questa scuola. Il numero degli infissi sono tanti, perché sono due piani della scuola, sono 39 infissi, qui alcune porte, alcuni accorgimenti vari che poi sono inseriti. La cosa importante da dire è che avranno degli intercapelli di questi infissi e all'interno verrà collocata anche quelle che sono quelle tendine manovrabili dall'interno, per evitare diciamo,
sono tendine oscuranti e così i ragazzi finalmente potranno dotarsi anche di questa protezione anche solare, diciamo. E poi, come voi sapete, le vecchie veneziane un po' alla volta le stiamo sostituendo perché portano dei problemi antigenici, eccetera. Quindi questo lavoro partirà subito, immediatamente, e anche la scuola per adulti avrà la sua parte importante come riqualificazione energetica, perché si parla di un recupero di 4-5 gradi, sia dalla parte del freddo che dalla parte del caldo. Ecco, cercate di aumentare il volume perché sennò non si sente nella diretta. E adesso l'assessore Donticina si parla di una cosa importante, perché abbiamo deciso di cedere in proprietà un'area dove sorge una chiesa. Sono questioni molto vecchie, questa volta la chiesa è quella del Buon Pastore, che si trova nel quartiere Aurora. Oggi la Giunta ha deciso, in pratica, per 200 euro di donare tutto il terreno a favore della parrocchia del Buon Pastore. Buon Sindaco, vedo già tutto. Allora, come diceva il Sindaco, oggi abbiamo deliberato, ho fatto l'istruttoria in Giunta, in cui prendiamo atto della richiesta che aveva fatto il parroco della parrocchia appunto del Buon Pastore, quindi il parroco della zona di via Riccardo Di Giusto, che chiedeva, aveva presentato un'istanza per poter acquisire il terreno sul quale appunto insistono sia la chiesa che tutti gli immobili parrocchiali. Si tratta di, diciamo, situazioni che risalgono agli anni 60, agli anni 80 circa, e attraverso gli uffici abbiamo fatto tutte le verifiche opportune e avevamo già poi un precedente, sempre diciamo, affrontato da questa giunta, che riguardava una richiesta identica da parte della parrocchia di San Domenico. Quindi praticamente, siccome in tutti i due casi si tratta di costituzioni a tempo indeterminato, dei diritti di superficie, che alla fine è come praticamente un diritto di proprietà sull'immobile per il concedente, e a questo punto abbiamo messo a posto questo tipo di situazione e abbiamo appunto stabilito, secondo i criteri ovviamente previsti dalla norma, la cessione definitiva di questo terreno, di questi terreni, e per un valore proprietario di 200 euro alla parrocchia di, appunto del Buon Pastore. Parliamo adesso del meeting di Rimini. Anche la città di Rimini parteciperà al meeting di Rimini con una mostra che abbiamo già ospitato qui in città, questa volta andrà a Rimini, ma sentiamo dall'assessore Cicolotte chi è il protagonista di questa mostra. Il protagonista è Don Guido De Roia. Il meeting di Rimini per l'amicizia tra i popoli ha come tema una passione per l'uomo. Credo che una persona come Don Emilio De Roia, voi sapete che cosa ha fatto per la città di Udine, per il Friuli nel secondo dopoguerra, sia particolarmente, come dire, indicata a sviluppare questo tema. Abbiamo accolto con estrema soddisfazione la proposta che ci è venuta dal Circolo Culturale del Villaggio, in collaborazione con l'Associazione Partigiani Osotto, in collaborazione con l'Associazione con Amici di Don De Roia, che dalla fine del mese di febbraio fino alla fine del mese di aprile hanno promosso in Galleria Tina Modotti la mostra su Don Emilio per illustrare la vita e l'opera di questo straordinario predicatore, per il quale è in corso tra l'altro un processo di beatificazione, e siamo, come si dice, lieti ed onorati di poter condividere questo progetto e quindi presentare al meeting, che come sapete è un'occasione straordinariamente importante per la diffusione del messaggio, sono più di 700.000 persone quelle che visitano in 5 giorni di meeting, dal 20 al 25 di agosto si svolgerà quest'anno, la figura di questo nostro concittadino straordinario Don Emilio De Roia. Ecco, quindi questo è un momento importante che poi svilupperemo attraverso anche ulteriori forme di comunicazione nei prossimi giorni, in collaborazione con i proponenti e le altre associazioni che ho appena citato. Ecco, queste erano le delibere più importanti di oggi. Come sapete, adesso la giunta si prende un breve periodo di vacanza, ci rivediamo il 23 agosto, martedì 23 agosto, sempre
alle 12.30 per l'appuntamento con voi giornalisti. Giovedì c'è però il Consiglio Comunale, questo mese, queste sono le novità, e quindi buone vacanze a tutti e grazie della vostra partecipazione.